Salve ragazzi, io sono sempre Alessandro e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Quest'oggi voglio mostrarvi 5 cosette che potete fare all'interno di Adobe Photoshop con un semplice click. In realtà una di queste 5 è un po' più complessa di un semplice click, ma si tratta di pochissimi click, quindi comunque facciamola rientrare in questo mega insieme. Tengo a specificare prima che il video inizi che tutte le fotografie, tutte le immagini che vedrete all'interno di questo video sono state prese da Pexels e Unsplash. Trovate tutti i vari crediti delle persone che le hanno realizzate qui sotto in descrizione, senza nessun problema. Qualora invece non sappiate cos'è Pexels, ho realizzato un video a riguardo qualche tempo fa, quindi qualora dovesse interessarvi ve lo lascio qui in alto a destra. Ma adesso bando le ciance, non perdiamo altro tempo, lanciamoci subito nel computer, proprio all'interno, apriamo Adobe Photoshop e vediamo queste 5 cosette che si possono fare con un singolo click. Ed eccoci qui su Adobe Photoshop 2021, con un workspace completamente personalizzato che ho fatto su misura per le mie esigenze. Dunque, la prima cosetta che potete fare con un singolo click su Adobe Photoshop che voglio mostrarvi è come rimuovere lo sfondo da uno scatto. Ho scelto questa fotografia perché con questo vaso dovrebbe teoricamente essere parecchio difficile riuscire a rimuovere lo sfondo, giusto? Beh, non è così. Photoshop 2021 è capace di fare questo ed altro con un semplice click e ve lo dimostrerò. Innanzitutto duplichiamo il nostro sfondo, dopodiché creiamo un nuovo livello e riempiamolo con un colore in tinta unita. Eccoci qui. Mettiamo questo livello sotto il nostro soggetto protagonista in modo da poter vedere effettivamente lo sfondo quando andremo a rimuoverlo. Quindi adesso vi basterà cliccare su Selezione maschera, dopodiché su Seleziona soggetto. Ed ecco che magicamente, in men che non si dica, Photoshop avrà al 100% rimosso lo sfondo dalla vostra fotografia. Ovviamente tutto ciò può essere migliorato in diversi modi. Ciò che vi consiglio io è principalmente andare a riempire alcuni buchi del software con il pennellino. Molto velocemente, in 2 secondi si fa tutto. Dopodiché cliccare su Migliora capelli per uniformare la nostra sfumatura. Eccoci qui. Quindi possiamo cliccare su OK, creare una nuova maschera cliccando su questo tastino qui in fondo e goderci il nostro soggetto completamente isolato dal suo sfondo originale. Nonostante ci sia questo enorme elemento che dovrebbe essere veramente molto difficile da renderizzare in automatico per il software, che è il vaso di vetro. Inoltre una cosa molto interessante che vorrei approfondire prima di andare al prossimo punto è che la maschera che abbiamo creato è completamente personalizzabile con lo strumento pennello. Quindi ad esempio disegnando con il bianco su questa maschera potremo aggiungere dei pixel, mentre disegnando con il nero potremo andare a rimuoverne. Quindi, visto che la maschera è completamente personalizzabile, completamente customizzabile, si tratta di un tipo di post, di un tipo di editing assolutamente non dannoso per i nostri file, almeno fin quando non andremo a creare un oggetto avanzato, oppure fin quando non andremo a rasterizzare il nostro livello. Quindi, ci siamo, passiamo al prossimo punto. La seconda cosa che si può fare con un semplice click su Adobe Photoshop 2021, partendo da ciò che abbiamo appena imparato, è quella di creare un pennello personalizzato utilizzando come base qualunque soggetto. Ad esempio, in questo caso utilizzeremo questo fiorellino. Innanzitutto dobbiamo selezionare il nostro soggetto. Per far ciò vi consiglio di utilizzare lo strumentino Selezione oggetto. Vi basterà infatti disegnare un quadrato o un rettangolo intorno al vostro soggetto protagonista e poi creare una maschera di livello. Ecco qui, a questo punto ci basterà convertire il livello in un oggetto avanzato, andare su Modifica e cliccare su Definisci pennello predefinito. Diamo un nome al nostro pennello e, creando un nuovo livello di un colore solido, potremo adesso notare che tra i nostri pennelli sarà comparsa la cartella Pennelli per effetti speciali con il nostro fiore trattino basso 1. Ed eccolo qui. Questo è il pennello che abbiamo appena creato partendo da quest'immagine. E ovviamente potremo anche cambiare il colore di questo fiore. In questo modo potete creare dei pennelli che potrebbero esservi utili per numerosi vostri lavori di compositing oppure di editing. Questa è una cosetta che io uso molto spesso e mi sono creato tutta la mia bella cartellina di texture di pennelli predefiniti per ogni evenienza. Quindi
Vi consiglio di fare qualcosina di simile quando troverete un oggettino che potreste voler utilizzare come pennello predefinito. Passiamo quindi al terzo punto, il riempimento in base al contenuto. Questo oltre ad essere molto veloce è anche molto bello da vedere. Innanzitutto utilizziamo uno strumento di selezione qualunque. Selezioniamo in maniera molto brusca e non definita l'oggetto che vogliamo rimuovere dalla nostra composizione, come ad esempio questa pigna in questo caso, e clicchiamo con il tasto destro scegliendo riempi. Qui in contenuto dovremo scegliere in base al contenuto, questo è molto importante. Metodo normale, opacità 100%, adattamento colore selezionato e cliccate su ok. E la magia è stata fatta. Ma potreste chiedervi come funziona con elementi più grandi? Beh, proviamolo. Proviamo a selezionare questa panchina e vedrete che la magia sarà compiuta anche in questo caso, perché Photoshop 2021 è migliorato veramente tanto da questo punto di vista. Quindi, ok. Ed eccoci qui. Spettacolare, vero? Si vede ancora un po' qui qualcosina, però possiamo sempre andare a riempire in base al contenuto per migliorare la nostra composizione in ogni momento. E ovviamente funziona anche con elementi differenti. Basta che ciò che sta intorno al nostro elemento, quindi il contenuto che sta intorno al nostro soggetto da rimuovere, sia abbastanza semplice da campionare per il software, o meglio, per la sua intelligenza artificiale. Come in questo caso. Vi giuro che questo, oltre ad essere ultra utile, è anche molto divertente da utilizzare, molto divertente da vedere e sicuramente estremamente soddisfacente. Guardate addirittura fin dove può spingersi. Oppala, c'è un po' di sbavatura, sì, ma come al solito si può ancora migliorare, guardate. Ricordiamoci che siamo partiti da questa. Quanti elementi abbiamo rimosso? In pochissimo tempo e con un solo click per ogni elemento. Direi tanti. Passiamo quindi alla quarta cosa che potete fare con un singolo click su Adobe Photoshop 2021. Qui in realtà non è un semplice click, si tratta di un qualcosa di minimamente più complesso, però vi giuro che è molto veloce e molto semplice comunque in ogni caso. Innanzitutto avrete bisogno di una texture. Texture che potete trovare qui sotto nella descrizione di questo video. La texture in questione è una palette che dovrete importare nella vostra fotografia, perché ciò che faremo qui con un singolo click e andare a matchare gli skin tones del nostro soggetto qualora dovessero essere completamente falsati, come in questo caso. Ad esempio, la modella di questa foto che ho scaricato da Pexels è completamente verdastra e ciò non va assolutamente bene. Come possiamo fare per recuperare gli skin tones di questa fotografia? Innanzitutto basta cliccare su un nuovo livello di riempimento e scegliere curve. Una volta che siamo qui bisogna cliccare sulle curve e non sulla maschera, altrimenti tutto ciò che sto per dire non funzionerà. Poi bisogna cliccare due volte su questo contagocce, molto importante, non su questo né su questo centrale. Qualora lasciate il mouse fermo su questo singolo contagocce, scoprirete che è il contagocce che serve per campionare il colore grigio, quindi cliccateci due volte. Una volta arrivati a questo punto, bisogna scegliere gli skin tones che vogliamo dare a questa nostra modella. Quali skin tones potrebbero essere adatti per la sua carnagione? Secondo me, questo. Però ovviamente non c'è una risposta al 100% sicura in questi casi. Andate un po' anche a cuore, a sentimento. Però direi che questo potrebbe essere un buon compromesso. A questo punto, una volta selezionato il colore della nostra palette, spostatevi su S e abbassate un po' la saturazione di questo colore. Siamo al 50%, diciamo che 25 dovrebbe andar bene, quindi più o meno la metà, dai. Cliccate quindi su OK. Non salvate i nuovi colori di destinazione come predefiniti, dopodiché, sempre con lo strumentino grigio, andate a cliccare su uno dei grigi della nostra fotografia, quindi su una parte della carnagione un po' in ombra. In questo caso direi che sotto il collo potrebbe andare abbastanza bene, perché ci sono abbastanza ombre. Ed eccoci qui, possiamo togliere la palette e sicuramente non è ancora al 100% perfetto, può essere migliorato, ma questa è una base di partenza ottima. A differenza di questa qui, per iniziare a lavorare con gli skin tones. E questo secondo me è il modo più veloce in assoluto per matchare gli skin tones, avere una reference e utilizzare quella per modificare le nostre curve. Ma quindi, bando alle ciance, spero che questa vi sia stata utile, perché è una di quelle cosette che in pochi conoscono su Adobe Photoshop, uno di quei trick che utilizzano poche persone che secondo me dovrebbero conoscere tutti. Andiamo avanti e a proposito di matching, vediamo come matchare i colori di una fotografia
con i colori di un'altra fotografia. Ad esempio, abbiamo questo soggetto che io ho già provveduto a renderizzare. Ho già provveduto a rimuovere lo sfondo di questo soggetto. Eccolo qui. Avevo creato una maschera precedentemente. Questo soggetto non matcha assolutamente bene con il nostro sfondo, ma c'è un modo per farglielo fare. Innanzitutto, qualora la nostra fotografia dovesse essere, come in questo caso, un oggetto avanzato, dovremo cliccare con il tasto destro e scegliere Rasterizza livello. Adesso ci basterà andare su Immagine, Regolazioni, Corrispondenza colore. Qui, in questo magico menu, dovremo scegliere, per quanto concerne l'origine, il nostro foglio di lavoro, in questo caso 05.psd. Dopodiché dovremo scegliere il livello dal quale prendere, dal quale rubare la palette, in questo caso background. Ed eccoci qui. Sì, è molto strano, potrete dire. Questo perché dobbiamo ancora giocare con i tre pannellini. Questo non è mai uguale, dipende molto dalla vostra fotografia e dal vostro sfondo. In questo caso è molto buia, quindi sicuramente dovremo alzare la luminanza. Ed è sicuramente un buon punto di partenza. Dopodiché possiamo tranquillamente dissolvere un po' questa palette. E dopo un minimo di sperimentazione con questi tre pannellini, possiamo vedere che siamo riusciti a copiare al 100% la palette del nostro sfondo sul nostro soggetto protagonista. Vi ricordo che prima era così, mentre adesso è così. Quindi sicuramente siamo riusciti nel nostro intento. Poi ovviamente in questo caso si tratta di un ritratto, basterebbe semplicemente, per rendere il tutto un po' più normale, per far sposare meglio tutto quanto, aggiungere un minimo di sfocatura. Ecco qui, una cosetta simile. E vi ricordo anche in questo caso che siamo partiti da qui e i colori sono stati impostati e copiati dalla palette del livello inferiore automaticamente da Adobe Photoshop. Quindi questo era tutto ciò che si può fare su Adobe Photoshop 2021 con un singolo e semplice click. Quindi abbiamo praticamente finito. Io vi ringrazio per aver visto questo video fin qui e qualora vogliate altri video su Adobe Photoshop fatemelo sapere qui sotto con un commentino. Come al solito vi lascio i miei vari social qui, saranno comparsi in questo momento. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale, il prossimo venerdì. Alla prossima gente, bye bye.